fare questo tipo di disegni, cioè per fare questi ovali, bisogna imparare a gestire il disegno creando linee dritte e linee curve tenendo dita ferme e polso fermo. Io poi vabbè, disegno tenendo la matita anche così. L'esercizio per ottenere questa cosa è questo. Intanto nota che io tutte le volte, a seconda del tipo di linea che dovrò tracciare, cambio presa. E anche tu lo farai con l'abitudine. L'esercizio è questo qui. 2 centimetri e tiro una linea a scendere. Due centimetri, tiro una linea a salire. Due centimetri, scendo. Due centimetri, salgo. Scendo. Salgo, eccetera. Non so se noti che tengo appoggiata la mano, posso tenere appoggiato il mignolo. Ho visto disegnatori appoggiare tutta la mano, tutte le dita. Poi faccio la stessa cosa in orizzontale. Uno. Due. Eccetera. Un'altra cosa che faccio è cerchio che sta dentro questo quadratino a linea ripassata in senso antiorario o in senso orario. Poi ne posso fare di più. Senza starmi a preoccupare perché devo prendere solo un'abitudine di memoria muscolare fondamentalmente. Un'altra cosa che posso fare è creare ovali, no? Che mi servono per fare i barattoli. Ovali così, sia in senso, in tutti i sensi, vedete? A seconda di quello che mi conviene. Posso anche farli in verticale. Posso fare dei cerchi più grandi. Ok? E via così. Questi esercizi sono fondamentali. Un'altra cosa che posso fare, questa me la sono dimenticata, prima di passare ai cerchi, posso tracciare diagonali. Sempre in tutte le direzioni. Oh, guarda come ho cambiato presa. Questa direzione. Fondamentalmente sto muovendo solo la spalla. Qui adesso ho il tingombro di questo aggeggio. E mi vengono male, vedi? E infatti, vedi, vado a muovere le dita. E via così. E poi i cerchi. Poi lavoro.